Carismatico, pieno di energia e di talenti, emerge un ritratto completo dell'artista da Vittorio Gassman, Il Centenario, la grande mostra all'Auditorium Parco della Musica di Roma dal 9 aprile al 29 giugno, a 100 anni dalla sua nascita. Foto, costumi e cimeli di scena e dai set, registrazioni, documenti inediti che spaziano dal teatro al cinema alla TV, dalla poesia che tanto amava ai ricordi d'infanzia come il registro scolastico con ottimi voti, senza tralasciare la carriera sportiva, nel basket in particolare, e i tanti premi vinti, con materiali provenienti dall'Archivio Storico Luce e dal Centro Sperimentale di Cinematografia e tanti prestiti istituzionali e privati. L'esposizione è curata da Alessandro Nicosia, diletta da Andrea Gassman e Alessandro Gassman. Fare una mostra completa e soprattutto non funerea, cioè divertente, una mostra per farlo scoprire Vittorio Gassman alle nuove generazioni. Artista e uomo, una carrellata della sua carriera che solo per il cinema conta 130 film, con curiosità e materiali inediti, uno in particolare a cui il figlio Alessandro è molto legato. Il baule di scena di mio padre, dove gli attori di teatro mettevano le loro cose, un baule che poi in qualche maniera ho ereditato, in un paio di giorni sono portato dietro e ricorda un tipo di teatro che non esiste più, ma anche dei viaggi teatrali indimenticabili e al momento irripetibili. Gli scatti dei film, dagli esordi ai più amati come I Soliti Ignoti, La Famiglia, La Grande Guerra, oggetti divertenti come i costumi dell'armata Brancaleone e persino la mitica Lancia Aurelia del Sorpasso. I costumi per Otello e Macbeth, le foto scattate dalla moglie diletta d'Andrea che lo seguiva in tournée e ha prestato anche il grande cavallo in legno di Mario Ceroli, realizzato per il Riccardo III di Luca Ronconi. Il curatore Alessandro Nicosia. La proposta alta, se pensiamo all'Amleto, se pensiamo alla sua lettura di Shakespeare, dall'altra parte però con la stessa professionalità, con la stessa precisione maniacale anche la commedia, l'italiana, con appunto commedie che rimarranno nella storia del cinema italiano, nella storia del Novecento. La mostra a luglio andrà a Genova, sua città natale, a Palazzo Ducale, e si sta lavorando per portarla nelle città in cui Gassman è stato apprezzato di più, come Buenos Aires, New York e Parigi, tra le tante. Ci auguriamo di far viaggiare il signor Gassman per un bel po' di tempo.